Dedichiamo qualche istante alla postura, facciamo in modo che sia una posizione comoda, stabile. E quando siamo pronti possiamo chiudere gli occhi del tutto in parte. E portiamo l'attenzione alle sensazioni di contatto del nostro corpo sul piano della sedia, sul pavimento, sul cuscino. Andiamo a sentire le sensazioni e il loro divenire, il loro trasformarsi. Portiamo l'attenzione nella parte alta del nostro corpo e quando espiriamo lasciamo andare tensioni, blocchi, contratture, fatica, pensieri negativi, emozioni difficili. Poi portiamo l'attenzione alle spalle, al busto, alla schiena, alle braccia, fino ad arrivare al bacino. E quando espiriamo, lasciamo andare. Poi portiamo l'attenzione al bacino, alle gambe fino ad arrivare ai piedi. E quando espiriamo, lasciamo andare. Poi portiamo l'attenzione a tutto il corpo e quando espiriamo lasciamo andare.
Sentiamo l'aria che entra e che esce. Sentiamo il corpo che si espande e che si contrae. E lasciamo che la respirazione sia esattamente com'è, senza modificarla. Poi lasciamo sullo sfondo la respirazione e portiamo l'attenzione alle sensazioni del corpo e la sua interezza. Lasciamo sullo sfondo anche le sensazioni del corpo ed entriamo in uno spazio di presenza aperto. E ogni volta che nello spazio di presenza aperto arriva un oggetto mentale, sia esso una sensazione, un suono, un rumore, un'emozione, un pensiero, noi semplicemente lo osserviamo così com'è, senza avversione, senza attaccamento, senza cercare di modificarlo. E poi lo lasciamo andare.
Adesso immaginiamo di entrare in un ascensore e di andare ad incontrare il nostro maestro interiore, la nostra saggezza organismica, la quale chiederemo il permesso di fare un lavoro su di noi. Adesso immaginiamo di entrare in questo ascensore che ci porterà dal decimo al piano terra, dove incontreremo il nostro maestro interiore. L'ascensore scende lentamente a un certo punto si ferma, la porta si apre e entriamo in questo spazio dove c'è un grande fuoco e dove possiamo incontrare il nostro maestro interiore. Lo visualizziamo. E a questo punto gli chiediamo il permesso di poter fare un lavoro su noi stessi, proprio un lavoro di purificazione. E ci aspettiamo dal nostro maestro interiore un sì oppure un no con un gesto non verbale. Quindi sì con la testa oppure no con la testa. Facciamo questa domanda, visualizziamo la risposta. Se la risposta è no, ci fermiamo a meditare col nostro maestro interiore, la nostra saggezza profonda, e gli chiediamo anche di farci arrivare delle intuizioni su noi stessi e sulla nostra, sulla crescita del nostro potenziale. E per chi invece ha risposto di sì, proseguiamo nel chiedere al nostro maestro interiore di convocare due esseri spirituali, due angeli, arcangeli, che ci permettono di tornare indietro nel tempo, in un momento precedente la nostra nascita, in una sorta di stazione di posta, dove viene portata la nostra essenza,
e dove ci sono degli esseri spirituali, angeli, arcangeli, che con vibrazioni, con luci di diversi colori, ci permettano proprio di ripulire completamente la nostra essenza e ripulirla proprio da tutte le impurità, sia psicologiche, tutte le idee negative, i presupposti, le esperienze negative che ci vengono tramandate da generazione in generazione, attraverso questa purificazione vengono in qualche modo aspirati e la nostra essenza viene completamente ripulita. E anche da tutte le impurità di natura fisica, virus, batteri, muffe, infiammazioni, malattie fisiche. Vengono in qualche modo aspirate tutte queste impurità. Che questi esseri spirituali completino tutto questo lavoro. E quando tutto questo lavoro è stato svolto in tutti i dettagli, nei minimi particolari, e la nostra essenza è luminosa, pura, a quel punto chiediamo agli esseri spirituali di far arrivare l'energia dell'amore, della compassione, della saggezza, in modo che la nostra essenza diventi intrisa, completamente avvolta d'amore, compassione per noi stessi e per gli altri, e anche dalla saggezza. E infine aggiungiamo anche la fiducia in noi stessi.
poi la nostra essenza con tutte queste caratteristiche. Chiediamo agli esseri spirituali che ci hanno portato in questa stazione di posta, salutiamo e ringraziamo tutti gli esseri che ci hanno aiutato e poi ai nostri angeli gli chiediamo di riportarci indietro nel tempo. Esattamente nel momento in cui siamo stati concepiti e di mettere questa essenza intrisa di amore, di compassione, di fiducia in noi stessi, di saggezza, proprio nel momento in cui siamo stati concepiti. E poi chiediamo agli angeli di seguire tutta la nostra evoluzione da quel momento in poi, al momento in cui siamo nati, e via via di ripercorrere tutta la nostra linea del tempo, da quel momento in poi fino ad oggi, modificando tutto ciò che è possibile modificare, utilizzando proprio queste caratteristiche di fiducia in se stessi, compassione, di amore, di saggezza, con gli esseri, con gli angeli, che ci aiutano a fare le scelte adeguate per crescere in modo sano, adulto, costruttivo, equilibrato, in grado di sentire le nostre emozioni, di essere amorevoli con noi stessi e con gli altri, e modificando tutto ciò che è possibile modificare in questo percorso di trasformazione. Cerchiamo di modificare tutto ciò che ci viene in mente, che è possibile modificare, in particolare i nostri vissuti più che la storia, di vivere le esperienze che abbiamo vissuto da un punto di vista diverso. In modo da diventare l'adulto che siamo adesso, in modo equilibrato, costruttivo, amorevole, compassionevole, fiducioso in se stessi, in se stessa. E se c'è qualche punto sulla linea del tempo più impegnativo, possiamo ripeterlo più volte, fino
a trasformare il nostro vissuto in quel punto, proprio utilizzando l'energia dell'amore, della compassione, della fiducia, della saggezza. Quando tutto questo lavoro sarà stato completato, alla fine ci troveremo con un noi stesso dell'età anagrafica che abbiamo in questo momento, quel punto immaginiamo di incontrarlo e facendo una ispirazione profonda, immaginiamo proprio di integrarlo dentro di noi. In modo tale da poter utilizzare da subito i cambiamenti, i nuovi comportamenti, gli stati d'animo, e da poterli utilizzare da subito in modo stabile nel futuro. E poi con questa integrazione
ci sediamo di fronte al nostro maestro interiore e continuiamo a praticare per qualche istante insieme a lui.
Infine salutiamo e ringraziamo il nostro maestro interiore, la nostra saggezza profonda. La salutiamo e ritorniamo nell'ascensore. Che molto lentamente ci riporta al piano da dove eravamo partiti. Quindi l'ascensore si riapre e ci rimettiamo nella nostra stanza di meditazione. E quindi riportiamo l'attenzione alla respirazione, sentiamo l'aria che entra e che esce, sentiamo l'addome che si espande, che si contrae. Lasciamo riposare qui la nostra consapevolezza ancora per qualche istante. E infine
Dedichiamo i buoni frutti di questa pratica con un'intenzione di essere pace a tutte le persone che in questo momento sono in un momento di grave difficoltà.